dicevo, Salvatore, se vi riesce di leggervi la poesia che si chiama Que Ocho Bello, che è un ricordo di Colato Mio, sì, che mi è venuta molto bene. Non è in rima, ma è molto... Ce la vuoi commentare? No, è un ricordo di infanzia, quando qualche volta mio padre mi portava lì al tabacchino, no? E facevano la recita loro due, no? E lui cominciava con la... Tu non mi dici, ma mostrava una caramella Zuzu, un pennino cavallotto o qualche altra cosettina, no? Se tu gnocchista, se tu mi dici, quel è il più bello di noi due, di mia e di un papatone. Però mi diceva a voce alta che io non sento. Allora io guardavo verso papà. Papà fingeva di girarsi dal suo lato che ci veniva a risa, no? E ci diceva, io ero un cacazzeo di 4-5 anni, ci diceva, siete voi più bello, siete voi più bello. Allora, tu sei una volpe fina, mi diceva, tu sei un brigante mio. E mi dava subito un regalo, no? E dopo tanti anni sono passato, che era qui il negozio, no? Sono passato da questo negozietto che adesso è una boutique e mi sono affacciato come se la scena fosse quella di tantissimi anni fa, per dire a Don Nicola che in fondo era il ricordo che io non ero stato una volpe nella vita, ma che lui era il ricordo più bello della mia infanzia. Mi è parso di vedere il mio questo, sì, mi è parso di vedere mio padre, questo era il tabacchino che, di sì, sì. Nicola, di vedere mio padre Nicola Tomeo, detto Illiano. E anche la villetta era la villetta, l'affaccio si chiama Villetta Illiano. E mi è parso di vedere mio padre che si girava dall'altro lato. Ma tu quanti anni avevi? Non so quanti anni avevi. 4-5 anni. 4-5 anni. Ma ogni volta c'è la scena, non vedi quei occhi più. Ma come fai a ricordarti questi cose? Il papà che si girava dall'altro lato con l'aria e poi mi diceva, no? Dice che può facermi punta a casa, no? Ma io molto, ero un bambino molto ingenuo, molto libero, ma io ogni volta mi faceva questa storia, ma era divertentissimo.